Ciao, questo è un nuovo video che anche se ce l'avevo già da un po' questo cofanetto e non gli avevo ancora dedicato ancora un video che ultimamente l'avevo tipo anche ristampato e volevo dedicare e fare la recensione sul cofanetto di 17 anni che sono quattro volumi, che il cofanetto costa anche 27 euro e 60, che ogni volume costa 6,90 euro, che si può anche comprare magari anche i quattro volumi magari sciolti, magari vi faccio vedere magari le quattro copertine. Che questa questo se questo cofanetto qua parla di più che altro è una più che altro magari parla di vicende realmente magari accadute che i disegni sono di questo Jeishi Fuji, cioè la storia è di Seiji Fuji e i disegni di questo Yoji Kamata, che magari vi faccio vedere magari un po' questi dice, i disegni dentro, che magari i disegni ci possono magari anche stare che come genere magari come genere tratta magari come sotto dramma, che magari tocca magari anche un po' oltre essere dramma magari tocca magari anche altri generi, che più che altro magari parla di questa più che altro magari parla di questa ragazza che ha proprio 17 anni, che viene tipo torturata che viene torturata da due altri magari suoi coetanei, che essendo magari una basato magari su come si dice cose magari realmente magari accadute, magari può essere magari anche magari interessante come trama, che ha sempre la sua sovracoperta. Solo perché magari la prima come si dice la prima serie che avevano fatto era nel 2004, che adesso nel 2020 l'hanno tipo anche ristampata. Che adesso non so magari se ancora magari si può magari ancora trovare questo cofanetto qua, che al massimo se si riesce magari a trovarlo magari solamente sul magari su, se si riesce magari solamente sull'usato, che non so se ci sono si può anche trovare nelle fumetterie magari tramite internet, o magari fumetterie, magari ad andare in fumetterie magari fisiche, però che come storia magari è adatta magari a un pubblico magari adulto, perché magari ci possono magari essere magari scene magari un po' magari un po' magari che più che altro magari va bene magari per un pubblico magari adulto, che ho visto che quando l'avevo letta mi ha tipo molto piaciuto, che anche molta gente
questo cofanetto magari molta gente l'aveva tipo comprato perché come cofanetto era molto come trama così ho visto che l'avevano tipo anche comprato magari anche magari anche in tante che anche nelle su magari su stando magari su anime su anime click magari sui consigli magari ti danno magari altri tipo di cofanetti tipo cofanetto serie magari tipo questo qua tipo perché tramite magari anime click, magari sui consigli, magari ti dà anche tipo quel volume di Curry Club o magari quella serie di adesso che mi sembra che era 7 volumi, quella serie di Ossa o anche i 3 volumi di Auto Assassinofilia e anche altre, anche magari altre serie magari conosciute tipo anche come anche Ichi the Killer che questo cofanetto ho visto che è un seinen magari è mo molto magari è molto bello e niente che magari vi voglio magari fare vedere magari anche altre magari tavole così per farvi capire magari come erano magari fatti magari i disegni così che anche la parte magari dei disegni ci poteva magari anche stare che ho provato a prendere magari serie che magari nella parte dei disegni non era così tanto magari non, e la parte del disegno non erano magari così tanto belli, però magari come cofanetto sicuramente questo qua di 17 anni magari sicuramente è uno di quello che sicuramente magari consiglio che magari da avere magari in collezione dopo costa anche quei 27 euro che magari come cofanetto come prezzo di cofanetto magari ci può magari anche magari anche sai che magari non volevo mai dire quel più di tanto magari sulla trama per chi magari lo deve andare chi lo deve magari ancora andare a comprare però è uno di quei cofanetti magari sicuramente che merita e niente, che magari quello che magari potevo dire magari su questo cofanetto di 17 anni, magari l'ho già detto. E niente, magari ci vediamo magari sicuramente magari più avanti con i miei soliti video, sempre sui manga o i soliti magari quelli da edicola. E niente, per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!